Buongiorno a tutti e ben arrivati. Sono Alessandro Passerillo dell'Associazione Blender Italia. Vi do il benvenuto oggi alla BIC 19 qui a Roma. Siamo ospiti della Fondazione Marco Besso. Ringrazio il presidente Luca De Mata che ha permesso questa giornata qui a Roma all'Associazione Blender Italia. Il professore De Mata è da lungo tempo anche egli appassionato di Blender e per questo motivo ha ben accettato di ospitarci. Bene, facciamoci un applauso. Qui è presente in pratica oggi è presente tutta l'Italia, perché da nord a sud siete intervenuti e questo mi dà grande gioia, ma non solo, abbiamo anche italiani e amici che vengono da fuori, abbiamo gente che viene da New York, dall'estero, insomma è davvero un piacere avervi qua. Ringrazio Marius di essere intervenuto oggi qui alla conferenza, Marius Zlatan che di Render Street è venuto qui da noi ed è intervenuto, grazie tante. Adesso iniziamo introducendo il primo relatore, Francesco Andresciani, che conoscete tutti quanti bene, benissimo, io stesso. Io stesso ho fatto scuola con Francesco, con le sue nozioni su Blender. Adesso do la parola in maniera tale che ci delucida del suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono Francesco Andresciani e in Blender Italia, nell'Associazione Blender Italia, mi occupo di formazione. Io sono contentissimo di essere qui in questa seconda edizione della conferenza a Roma. L'anno scorso è stata a Foligno, per chi c'era, e sono davvero onorato di poter intervenire anche oggi. Permettetemi di prendere un po' alla larga il discorso che volevo fare. Ecco, io in questi giorni ho provato per cercare di non leggere, ma è più forte di me, devo tenere i fogli, almeno tenerli in mano. E mia moglie che mi ascoltava diceva: ma Francesco, ma cosa stai dicendo? Cosa dice? A nessuno interesserà sapere che la tua macchina, per esempio, gli scade la revisione. Ecco, sì, la mia macchina quest'anno, in questo mese, scade la revisione. È un'auto piuttosto vecchiotta e sto cercando di ricordarmi, devo andare al meccanico, e andrà a finire anche che me lo dimenticherò. Però nel fantasticare così del fatto che devo andare dal meccanico, mi è venuto in mente, ho detto: ma chissà, magari in un futuro neanche troppo remoto, magari la prossima revisione della mia futura auto, arriverò di fronte a questa officina e magari il meccanico non ci sarà più, metterò la macchina dentro, un sistema completamente automatizzato, me la prenderà dentro, me la sistemerà, l'intelligenza artificiale vedrà da sola cosa c'è da sistemare e magari me la sputerà fuori, magari anche lavata, ecco. E mi sono detto: wow, potrebbe essere questo il futuro, chissà. Poi mi sono detto: no, probabilmente no, perché magari la prossima volta che dovrò fare la revisione non solo non ci sarà il meccanico, magari non ci sarò neppure io alla guida della macchina, perché insomma non è poi così, come dire, futuristico, no? Nel 2019 pensare che una futura macchina se ne andrà da sola a farsi riparare. Wow, mi sono detto: cavolo, potrebbe essere questo il futuro. E no, neanche questo, perché poi mi sono detto: ma siamo poi così sicuri che nel futuro potrò permettermi una macchina del genere? Oppure addirittura avrà senso avere una macchina del genere? Insomma, tutto questo per dire che il futuro sta, la tecnologia sta cambiando sempre più velocemente e la nostra vita tutti i giorni cambia a causa di questa, insomma, di questa tecnologia. Io stesso tutti i giorni imparo col mio cellulare, lui non mi capisce, ma però io ci provo, ecco. E perché tutto questo mio discorso? È che molti sono
entusiasti di questo, molti sono preoccupati, dicono chissà, magari la tecnologia in un futuro farà perdere dei posti di lavoro, e, potrebbe anche essere, guardate il mio povero meccanico, è già sparito, e, però sì, insomma io non posso prevedere il futuro, neanche diciamo ci provo, però insomma chi è che non fantastica ogni tanto su quello che può succedere. Quello che mi preoccupa invece è un altro aspetto, e qui il punto dove volevo arrivare è, in realtà, a prescindere da cosa succederà, chi è che avrà in mano la tecnologia nel futuro? Cioè questa sempre più avanzata tecnologia, in quanti la controlleranno, in quanti avranno il potere di controllarla? Ecco, quello che un pochino mi fa pensare è questo, cioè probabilmente sempre meno, cioè sempre meno persone avranno in mano una tecnologia sempre più potente. Vediamo tutti i giorni queste fusioni tra grandissime aziende, e questa è una tecnologia che aiuta, è gratuita nelle mani di tutti, però è una tecnologia proprietaria. Una tecnologia che è gratis ma proprietaria. Non so se avete per fare un esempio, vi sarà capitato qualche volta di trovarvi di fronte a quel riquadrino con tutte le immagini da cliccare, dire fammi vedere dove sono tutti i semafori, tutte le strisce pedonali, le vetrine. E questo è un servizio, in realtà, è un servizio che viene dato a chi gestisce il sito per poter difendersi da eventuali bot, da persone non umane, no? È un servizio gratuito, è a disposizione di tutti, l'intelligenza artificiale è a disposizione di tutti, però è una tecnologia, ripeto, proprietaria, e noi nell'utilizzarla contribuiamo a migliorarla. Ecco, è una mia opinione personale, ecco. Però secondo me, proprio per questo motivo, che divulgare e supportare l'open source non è soltanto importante, secondo me è anche urgente, è urgente. E Blender è una bella fetta, permettetemi, di open source, è una bella, insomma, una bella parte. E quindi insomma, l'associazione Blender Italia ha come sua missione principale, da una parte il sostegno allo sviluppo di questo software, e dall'altra parte la divulgazione. Il sostegno allo sviluppo, fisicamente raccogliamo dei fondi e li inviamo alla Blender Foundation ogni anno per fisicamente pagare gli sviluppatori, ma dall'altra parte noi stiamo anche cercando di creare nuovi utenti, perché creando nuovi utenti si crea anche il mercato che gira poi attorno a Blender. Ecco, e qui veniamo al settore appunto formazione. Appunto, visto che uno dei principali obiettivi dell'Associazione Blender Italia è quello di creare nuovi utenti proprio per supportare la divulgazione dell'open source, di Blender in particolare, una cosa su cui puntiamo molto sono i corsi online che avete già potuto vedere. Attualmente abbiamo 4 corsi attivi. Un corso base sulla versione 2.7 che conta circa 950, poco meno di 1000 iscritti, un corso dedicato alla modellazione di precisione, circa 400 iscritti, abbiamo un corso introduttivo alla programmazione in Python, più o meno anche con lo stesso numero di iscritti, e infine adesso abbiamo questo corso base sulla 2.8 che, come sappiamo, non è ancora uscita in via definitiva, e da release definitiva ne approfitto per dire che le prime lezioni verranno ripubblicate una volta che verrà pubblicata la versione definitiva di Blender. Ecco, ad oggi, a favore degli associati che hanno seguito con profitto i corsi, sono stati emessi 45 attestati di partecipazione. Ogni attestato è numerato, e stiamo anche valutando un sistema per dare la possibilità a chi ha seguito i corsi di
dimostrare le proprie competenze anche nei confronti di terzi. Cioè l'idea è quella di creare proprio una vera e propria schermata in cui poter mettere nome, cognome, numero dell'attestato e il sistema dice sì, vero, Francesco Andresciani ha conseguito l'attestato numero 33 seguendo il corso, ad esempio, di Python. Scusate, vedete, ecco, qual è lo scopo? Appunto, lo scopo è quello di creare degli utenti che anche partendo da zero possono diventare appunto degli utenti a pieno titolo. Queste immagini che vedete sullo sfondo sono i lavori che sono stati creati durante l'esecuzione del corso. Io chiedo scusa ai partecipanti, purtroppo non sono riuscito a mettere i nomi, però alcuni li riconosco e sono qui presenti con noi. E vi invito a valutare più che altro dal punto di vista tecnico, perché nei corsi per ora non si parla di arte, anche se con Cristina ne abbiamo parlato. Insomma, lo scopo è quello appunto di dare la possibilità anche a chi parte da zero, chi viene da altri software, di poter diventare utenti a pieno titolo nell'uso di Blender. A partire da quest'anno vogliamo muovere ulteriori passi, non solo per aiutare gli utenti, ma anche per aiutare gli insegnanti, cioè tutti coloro che Blender lo insegnano o vorrebbero insegnarlo nelle scuole, negli ordini professionali e nelle aziende. Tra parentesi, le aziende si stanno interessando sempre più spesso e stiamo ricevendo delle richieste. Le azioni che intendiamo intraprendere sono intanto creare un gruppo di formatori riconosciuto dall'associazione, non c'entra con il riconoscimento della Blender Foundation, ma un gruppo di formatori associati hanno già un loro spazio all'interno del sito Blender Italia, sulla piattaforma che approfitto per ringraziare perché ci ospita. Tramite questo gruppo stiamo elaborando un vero e proprio programma didattico, un po' come un programma ministeriale scolastico, tra virgolette, proprio per poter essere utilizzato per avere una guida, una traccia sugli argomenti da proporre nei corsi, anche in aula. Ecco, per chi dice voglio insegnare ai miei alunni, per esempio, nelle scuole, oppure voglio insegnare alle aziende, ecco, vogliamo creare, abbiamo già creato una prima stesura di un programma, diciamo una sorta di programma minimo di base da cui partire per poter offrire la formazione. Inoltre vogliamo offrire una pubblicità gratuita e rintracciabilità sul territorio, cioè chi fa corsi in aula, il nostro progetto è questo, vogliamo dare la possibilità di segnalare a noi il corso, quindi chi organizza corsi, chi insegna i corsi, sia nelle scuole, nelle aziende o negli ordini professionali, ce lo può segnalare, noi lo metteremo nella mappa, un po' come funziona per la mappa dei blenderisti italiani, e chi cercherà dei corsi avrà la possibilità di andare su questa mappa e vedere quali sono più vicini geograficamente parlando, poi cliccandoci sopra verranno fuori tutte le informazioni, i costi, i tempi, le date, eccetera. Infine, non meno importante di tutte, ci stiamo muovendo per offrire supporto affinché Blender entri a far parte della scuola digitale. Già in questo momento l'associazione è un ente registrato e stiamo intraprendendo la strada per essere riconosciuti dal MIUR per offrire formazione agli insegnanti. Bene, io con questa mi fermo qui, spero di non avervi annoiato, però prima di salutarvi ci tenevo a chiamare qui con me un caro amico che conosco da anni, abbiamo fatto insieme tantissime cose, pensate abbiamo addirittura fatto una simulazione sullo sbarco su Marte utilizzando Blender, però non ci eravamo mai incontrati. Allora, quando abbiamo deciso di venire qui a Roma, ho detto no, cavolo, cioè, se non ci vediamo questa volta non ci vediamo mai più. E niente, vorrei chiamare qui una persona che probabilmente conoscete tutti, è noto per l'opera che sta anche ripubblicando, che è la guida definitiva a Blender in 5 volumi. Ecco, con noi l'architetto Andrea Coppola.
Buongiorno. Grazie Francesco. Ciao a tutti, io sono Andrea Coppola. Non credo che tutti mi conoscete, penso che qualcuno avrà sentito parlare di me. Sono il folle autore di questo è solo il primo dei 5 volumi di Blender la guida definitiva, che è ormai, che ormai definitiva non è più, con l'uscita della nuova versione che ci sta facendo un po' tutti impazzire. Approfitto di questa cosa per dire che la versione, la guida definitiva in 4 volumi per la 2.8 è in fase di realizzazione e penso che sarà pronta nel giro di un paio di mesi, sia nella versione digitale che nella versione cartacea. Sono molto contento di essere qui tra voi. In realtà io non mi ero preparato un discorso particolare perché non è che ho molto altro da dire. Con la mia scuola Blender High School io realizzo corsi, videocorsi, ho realizzato diversi asset, materiali, oltre che guide, non solo di Blender, ma anche su Unreal e altri software. E vi invito a visitare il sito www.blenderhighschool.it e penso che dopo questa conferenza probabilmente potrei entrare in collaborazione con Blender Italia. Aggiungo una cosa, Andrea è l'unico italiano che davvero, ma io non ho mai visto una cosa del genere, ha fatto una vera e propria Bibbia enciclopedica su Blender, d'accordo? Quindi l'ho invitato, ci siamo sentiti con Andrea, lui ha accettato, l'ho fatto venire perché bisogna dare merito al lavoro che sta facendo Andrea, va bene? Complimenti. Grazie. Come potete vedere, di cose da dire ce ne sarebbero davvero una infinità. Io all'inizio non mi sono dilungato perché siamo andati un po' fuori tempo, però come vedete ha parlato dell'associazione abbastanza Francesco, che è associato, quindi collabora con me. Insieme stiamo lavorando per spingere l'associazione, quindi promuovere Blender, promuovere le persone che utilizzano Blender e sostenere il software, va bene? Potete trovare tutte le indicazioni su www.associazione.blender.it per qualsiasi informazione, quindi troverete me, troverete lo staff, troverete tutti coloro che potranno accogliervi in associazione.